Una legge regionale e una nazionale per tutelare le vittime del gioco d'azzardo. Sono state presentate da un gruppo di consiglieri regionali della Campania e mirano ad adottare misure di solidarietà in favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Si tratta di due proposte normative, una presentata alla Camera e l'altra alla Regione Campania. Altri dettagli li ha forniti il consigliere del gruppo Caldoro, presidente Gennaro Salvatore, autore della proposta presentata al Parlamento. La ludopatia sta diventando una nuova emergenza nazionale e una dipendenza che, rispetto alla quale forse lo Stato ha delle responsabilità. Da qui l'iniziativa nostra di due proposte di legge, come diceva il collega, una di livello regionale che interviene sul ludopatico e quindi prevede tutto un percorso di assistenza per tentare di stare vicino a questa nuova tipologia di dipendenza. La seconda è un'iniziativa di legge nazionale, quindi il Consiglio regionale, se l'approverà, la manderà all'attenzione del Parlamento per intervenire nel merito che regola proprio l'attività delle case, delle sale da gioco sul nostro territorio nazionale. Tra i firmatari di quella regionale, che punta a coinvolgere i comuni nella creazione di misure sociali per aiutare le vittime del gioco d'azzardo, c'è il consigliere dell'Udeur Ugo De Flavis. Riguarda sempre più i ragazzi, ma impatta sulle persone adulte in modo drammatico e anche sulla stabilità delle loro famiglie, non solo quella economica che è la più palese, ma anche su quella psicologica, sulla capacità genitoriale di questi soggetti afflitti dalla patologia e su tutta una serie anche di equilibri familiari e psicologici, come dire, che hanno degli effetti lunghi e un'onda lunga e di impatto devastante.